termometro di Livorno è l'AMS, e questo sinceramente, insomma, come dire, ci siamo anche abbastanza stancati. Martedì scorso nell'ufficio del pentastellato sindaco Filippo Nogarin, stanco di sentir parlare dell'azienda dei rifiuti, partecipata del comune al 100%, è arrivata la Guardia di Finanza per acquisire materiale che riguarda proprio la SPA. E non soltanto nel periodo delle amministrazioni rosse, ma anche durante la sua. C'è soltanto la questione legata al bilancio 2014, per il quale io ho dovuto mettere la firma. La maxi inchiesta, aperta circa un anno fa dalla Procura di Livorno sulle presunte irregolarità nella gestione dell'azienda dal 2012 al 2015, non sembra però far tremare il sindaco. Noi andiamo veramente orgogliosi, e cioè abbiamo scoperchiato un caso che in questa città nessuno aveva avuto il coraggio prima di scoperchiare. Grazie al nostro voler fare chiarezza si sono aperte delle indagini. La SPA dei rifiuti oggi è in concordato preventivo. Una scelta voluta con forza proprio da Filippo Nogarin per evitare il fallimento, ma che ha lasciato vittime pentastellate alle sue spalle. L'ex assessore all'ambiente è stato rimosso, 3 consiglieri grillini hanno abbandonato il gruppo. E il concordato preventivo, per qualcuno, ha solo peggiorato la situazione. Già è stato tagliato il contratto di secondo livello, e quindi già i lavoratori questo mese prenderanno diverse decine di euro in meno. Le aziende dell'indotto non vedono ricevere i pagamenti per le attività prestate in passato e anche nell'ordinaria amministrazione. Una parte dell'inchiesta vuol far luce anche sulla revoca dell'ultimo CDA di AMPS voluta da Nogarin e sull'assunzione di 33 lavoratori precari poco prima del concordato preventivo. Ma sul bilancio attuale il sindaco ci risponde così. Non è che se ora siamo qui a dire no, sono 26, cambia qualcosa. Per qualcun altro, dopo 2 anni, la rivoluzione grillina a Livorno è solo all'inizio. Non si elimina 70 anni di storia in poco tempo, c'è da eliminare cattive gestioni.